Diciamo, la forma d'allevamento è una forma d'allevamento che ha avuto un successo mondiale, quindi deve avere della forza dentro, qualche cosa di positivo deve averlo. E secondo me la grande forza che ha dentro è il fatto di avere queste pareti inclinate che diventano praticamente come dei grossi pannelli solari su cui si può fare il lavoro di fotosintesi e poi ripartirlo sui frutti. Quindi questo concetto qui di base è ottimale e non possiamo non negarlo, questa forma ce l'ha dentro, perché mette tutto organizzato a pannello solare. Adesso avete visto che molti campi vengono messi anche a pannelli solari, sono tutti inclinati a 45 gradi verso sud o più o meno, quindi ci siamo, la cosa da quel punto di vista lì funziona. E a questo punto però abbiamo una pianta, la pianta ha anche dei meccanismi di funzionamento interni e vediamo se sono rispettati. Allora, in questo caso vedete che la pianta ha sì bisogno di prendere la luce, però ha dentro di sé un concetto di verticalità, e la verticalità lo vedete nel mezzo, tutto quello che non è stato tagliato con la doppia potatura verde o a seguito della doppia potatura verde, magari fatto un po' troppo presto, riparte verticale. Quindi quello è un principio che sta sopra l'altro per la pianta. Allora, cosa è successo nel tempo secondo me? Che ad esempio si è visto che i 45 gradi sono un angolo che per una pianta matura, vecchia, di 5-6 anni, possono reggere. Per una pianta giovane sono troppo larghi, perché è troppo lontano dalla verticalità per potersi reggere da solo. Per cui nei primi tempi sarebbe meglio avere un angolo più stretto, ovvero avere questa qui che non è variabile, che non è legata, ma sta libera qua. Allora quella ci fa una funzione di organizzazione, quella onda che abbiamo visto bella nel vaso ritardato. Lo potremmo recuperare anche qua. Poi un'altra cosa, la cima ha una funzione organizzativa autonoma. Noi oggi abbiamo visto tutte forme, diciamo, senza cima o con cima temporanea. Nel vaso ritardato la cima è temporanea, nell'altro non c'è mai stata. Ma ci sono anche forme d'allevamento, come ad esempio il fusetto, che mantiene la cima tutta la vita della pianta. Ecco, nel caso dell'Ypsilon, io penso che sia un errore aver tagliato la cima. Adesso qui è dietro di voi, dietro di voi. Eccola qua. Ok? Perché quella cima aveva una funzione organizzativa di tutta la branca. Tolgo quella, la branca si trova orfana e cerca di ricostituirla. La pianta è giovane, può rifarla e avremo tutta quella risposta che c'è là sotto. Quindi starei attento a quello. Se c'è la cima che organizza, che grosso vantaggio ho? Vedete, qui lo vedete molto ben rapportato. Perché? Perché questi qui sono rami anticipati. Se sono rami anticipati, significa che loro sono cresciuti mentre cresceva anche la cima. Se la cima cresce e c'è il ramo anticipato tendenzialmente ha angolo di 90 gradi. Lo fa da solo. Ok? Quindi questo angolo qui aperto è figlio di una situazione che era precedentemente fatta in questo modo. Tutti siamo abituati a vederlo così, il pesco in effetti fa così, poi dopo io lo tiro giù e mi viene questo togliendo il piano sopra. Ma gli angoli me li ha già fatti e me li ha fatti perché c'era la cima. Ok? Allora, questo tipo di organizzazione quanto dura nella pianta? Ma dura abbastanza, se andiamo a vedere qua è ancora ben fatto, tutto ben fatto, ecco. Se arriviamo qua giù, questo l'ha dovuto legare, perché non bastava più questo comando qui,
questa è troppo lontana, è troppo grande per farsi fregare da questa cima qua. Ok? Allora, se andiamo nella ottica di ridurre il lavoro che devo fare io e aumentare il lavoro che deve fare la pianta da sola, non ho nessun vantaggio, secondo me, organizzativo a tenere questa distanza tra le piante, perché poi devo costruire questa lunga branca laterale che mi sfugge al controllo della cima, quindi la dovrò poi legare, potare, rivestire, e sono tutti i lavori in più che devo andare a fare. Allora, come lo vedo io, l'Y è un qualche cosa che va fatto tendenzialmente considerando un fusetto inclinato più che una struttura a ventaglio appoggiata così. A ventaglio appoggiata così possiamo fare l'albicocco, perché l'albicocco tenderebbe a fare tanti rami lunghi, tante branche lunghe, allora a questo punto, a un certo punto, passo un momento dell'anno e le tiro giù e le leggo giù. Ma il pesco non ragiona in quel modo. In più, se adesso andassimo, adesso non ci andiamo perché è troppo lungo, però se andassimo nelle piante un po' più vecchie, questa branca qui si spoglia là sotto per un metro. A questo punto, cornuto e manziato, cioè ho piegato una branca, quindi mi è costato venire qua a legarla, mi è costato tirarla giù, e poi ho lei che non si riveste dove si doveva rivestire. Allora, il mio consiglio sarebbe quello di passare a pianta singola inclinata, rivestita come se fosse un fusetto, quindi tenendo la cima che organizza, e a questo punto l'inclinazione potrebbe non essere 45 gradi, ma un pochettino più alta, tipo 35 o 30. Poi eventualmente nell'età della pianta la allargo un pochettino di più. Man mano che passano gli anni, così. Con la produzione, col peso, poi posso anche allargare questo angolo. Non pensate che sia difficile dal punto di vista meccanico, non è possibile. Questo è un po' il discorso che consiglierei, diciamo, di provare, perché se no... Dottor, ma questo filo potrebbe essere un filetto inclinato? Ecco, assomiglia abbastanza a quella esterna, la fila esterna, solamente che in questo caso, diciamo, il fusetto inclinato, io a questa età qui dovrei essere già arrivato in cima. Invece qui l'ha raccorciato, hai la sensazione che sia irrobustito, però è irrobustito perché chiedo a quella pianta di fare tutta quella distanza. Mentre se le piante fossero state più vicine, io sarei arrivato lassù in cima, subito. Cioè più vicine di quanto, quindi? Che setto consiglia? Diciamo che in questo caso qui sono 2 metri. Cioè? Sono 2 metri e probabilmente è un po' troppo tenere questa distanza, quindi potrà andare anche un metro e mezzo. Per fare una pianta inclinata, fare una da una parte, sì. Ma lei farebbe quindi, sì, è inclinato da una parte e dall'altra? Sì. Poi c'è competizione radicale, quindi e la pianta si contiene, perché queste qui sono forme da stare sotto serra. Sì, quello è un discorso, sì, ci vogliono più piante per retta, però il discorso di partire da una gemma dormiente e fare un Y è un discorso interessante, secondo me, perché almeno l'abbiamo fatto anche anni passati, perché con la dicotomia che ti dà, se riesci a equilibrare bene le due branche lasciandole anche libere e poi piegandole, sì, nel tempo, si riesce, sì, a tirare di più, sì, in basso quella forza, cioè diminuisci la forza piegandola e quella che è più debole la lasci libera, va, si equilibrano e poi dopodiché... Ecco, questa è l'evoluzione dell'approccio fisiologico, cioè, così mi va bene, quello noi l'avevamo chiamato Y libero alla fine. Ci sentiamo. Perché io lascio, capitozzo, scelgo 2, su queste 2 è facile lavorare, diciamo, trovare, a questo punto però le faccio andare su quasi a U. Sì. Perché devono lavorare come due fusetti. Allora è un'altra cosa.